Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta zucca e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a dadini, patate tagliate a dadini, didaloni rigati, acqua, scalogno, rosmarino, pomodorini tagliati in quarti, aglio, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, sale, pepe, olio e dado Bimby vegetale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, l'aglio e il rosmarino e tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pomodorini. La zucca e le patate ed azioniamo il bimby per 9 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il dado. Sale, il pepe e l'acqua. Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta. Trasferiamolo in una ciotola e mantecare con parmigiano e pecorino. Pasta, zucca e patate. Grazie e alla prossima ricetta!